Camminata serve o non serve? È utile o inutile per dimagrire? Ci sono tantissime opinioni su questo argomento e oggi vediamo insieme qual è la verità. Se ti piace questo argomento, ti chiedo subito di mettere un like su questo video e di iscriverti al mio canale, così da essere sempre aggiornato su tutti i miei contenuti. Ciao, sono Anthony Pastaglini, sono il personal trainer delle persone che hanno poco tempo da dedicare a se stesse ma che vogliono ottenere risultati senza troppo stress. Quello di cui ti parlerò oggi è l'applicazione del metodo interval training alla camminata. La camminata è molto utile, però se la fai a determinata intensità, e oggi vedremo insieme come ottimizzarla per ottenere il maggior risultato possibile in termini di dimagrimento. L'interval training è un tipo di allenamento adatto a chi non può correre o a chi ama camminare, a persone più o meno giovani, insomma per tutti coloro che vogliono tenersi in forma senza fare sport esagerati. Passiamo all'allenamento, che in realtà è molto semplice ma deve essere fatto in modo serio. Prima facciamo un riscaldamento da 3 minuti ad un passo molto sostenibile. Poi alziamo il ritmo ad un'intensità più elevata per altri 3 minuti, un ritmo abbastanza sostenuto ma che si permetta comunque di parlare senza fiatone. Passiamo poi ad altri 3 minuti ad un livello un po' più basso, ma non come i primi 3 minuti, un pochettino più basso. Questo sarà il nostro recupero attivo. E continuiamo così a ciclo per 30 minuti. Tutto qua. Fatelo 2-3 volte a settimana utilizzando, se l'avete, un cardiofrequenzimetro come quello che uso nei miei allenamenti. Infatti sto indossando anche oggi la mia fascia. E vedrete nel giro di un mese dei grandi risultati, sia a livello fisico sia per quanto riguarda il vostro benessere generale. Chiaramente se siete già allenati, alzate pure il minutaggio e portate la vostra camminata a 60 minuti o anche più. L'importante è che aumentiate il vostro chilometraggio con gradualità e che quando tornate a casa siate più energici di quando siete partiti. Attenzione anche al tipo di scarpe che indossate. Per capire meglio quale utilizzare vi rimando al mio profilo Instagram e vi lascio il link qui sotto. Buon allenamento!